I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Con il terno e dimentica l'inverno, mentre il sole ti arrostisce, Casalotto ti stupisce. Nell'estate eccola qua, finalmente caldo fa, con i numeri danziamo mano nella mano. Tra vertibili e gemelli trascorriamo giorni belli, mentre la gallina canta, ecco arriva anche il 90. Nell'estate eccola qua, finalmente caldo fa. Buongiorno, buon mercoledì pubblico di Casalotto, primo piccolo e breve appuntamento di un quarto d'ora che apre questa lunga giornata di Casalotto, poi ci rivedremo un'ora più tardi alle 14 e di nuovo questa sera alle ore 20. Allora velocemente andiamo a salutare chi ci sarà in questa mini pillola, una sola notizia poi lo sapete, buongiorno. Ciao, ciao Sheila, ben ritrovata, un buon mercoledì a te, un buon mercoledì, ultimo giorno di luglio ma si è già voltato pagina perché domani prima estrazione di agosto, lo sapete che ci siamo assolutamente in diretta fino a sabato, quindi insomma sta settimana è tutto nella norma, poi dalla prossima vi stiamo ricordando anche i vari, il passaggio insomma nella giornata estrazionale, ma soprattutto i portali tutti aggiornati, ma ce ne sarà uno in quella diretta di riferimento ed è aggiornato in quel momento, quindi noi siamo collegati ovunque saremo, insomma io e Lio. Per quanto riguarda la parte estrazionale, il ricavare consigli, avviene tutto ovviamente nella norma. Andremo a vedere due indizi proprio per affrontare insomma la prima estrazione del mese di agosto e speriamo di aprire bene le porte ad un mese che devo dire il più delle volte è magico, perché anche l'anno scorso, poi le televisioni chiudono ovviamente, non è che ne possiamo stare qua, è stato un mese pazzesco, davvero pazzesco. Vediamo insomma che cosa combiniamo quest'anno, qual è la notizia e poi io parto subito dall'895 che per domani è davvero un buon contenuto. A te. L'argomento è cinema, il film in questione di stamattina, molto bello da vedere, del 2000, Le fate ignoranti, regia di Özpetek. E bello, lo ricordiamo con piacere io e Marco sicuramente. Pensa che c'è stata anche una serie che io non ho potuto vedere perché pago 1000 abbonamenti, ma quello non ce l'ho. Ma dai? Che dovrebbe essere stata mandata su... Io ho capito così. Ma una serie sulle fate ignoranti? Ah, non lo sapevo. Già fatta e già andata e doveva essere su... Non Discovery, Disney Plus, Disney. Non saprei. È una di quelle robe lì, io ho tutti gli abbonamenti, spendo 12 milioni di euro al mese per, e quello non c'è. No, però ho detto non è che ne posso pagare in alto e non le ho trovate da nessuna parte, però guarda, se non ho detto una stupidata dovrebbero averla fatta e sarebbe stato carino vederla perché anch'io ho amato il film. Adesso però andiamo in redazione perché insomma in questo mercoledì possiamo partire. Vedi, Disney. Allora era Disney Plus, però è quello a pagamento. Quell'abbonamento non ce l'ho. No. Ai ai ai. Poi ho detto Disney, cos'è, i cartoni animati? No, 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 vabbè, lo troverò il modo per vederlo. Andiamo in redazione, andiamo a vedere un ambo terno con... Quindi avevo ragione, un ambo terno con 90 e il primo terno di numeretti. State attenti ai numeretti ad agosto. Andiamo.
Velocemente, 895-095, rete fissa, cellulari TIM, Vodafone, Wind 3, Iliad, insomma, aperto a tutti, piccolo costo, ormai da più di 20 anni è sempre lo stesso, tasto 3, un ambo, un terno con il 90, primo 90 di agosto, e il terno di Numeretti, ed è qua che si volta pagina. Anche ieri sera è andata particolarmente bene, quindi abbiamo sicuramente chiuso il mese di luglio con tutta una serie di risultati legati anche al mondo del 90, che è stato generoso. Ora si accantona tutto e si inizia da qui. Vi aspetto con Lio al tasto 3. Eccoci qua. Allora, ricordiamo con piacere un film che consigliamo, ovvero Le Fate Ignoranti, un film del 2000 con la regia di Ferzan Özpetek. Allora, Antonia e Massimo vivono una vita perfetta in una villa nella periferia residenziale di Roma, quando Massimo all'improvviso muore in un incidente stradale. Antonia cade in una profonda depressione. Quando le riportano a casa gli effetti personali che Massimo aveva in ufficio, Antonia, grazie a una dedica scritta dietro a un quadro dal titolo La fata ignorante, scopre che il marito da 7 anni aveva una relazione. Attraverso la ricevuta di consegna del quadro, la donna risale all'indirizzo della rivale. Antonia rimane esterrefatta quando scopre che l'altra è un uomo e si chiama Michele, con Margherita Bui, Stefano Accorsi, Erika Blanche e Gabriel Garco. Guardo la pelle d'oca. No, ma guarda chi c'è, questa è la serie. Stupendo. No, io adesso farò l'abbonamento. Ecco, avanti. No, la voglio vedere. Voglio vedere anche la serie che è stata fatta, perché vabbè, io ho amato follemente. Ho visto che c'è anche la Selma, si chiama, quella con i capelli blu, nella serie. Mamma, com'era giovane Gabriel Garco? Che devo dire, poi ha fatto anche una 25 anni fa, ragazzi. Gran bella interpretazione, sì, nonostante insomma la parte non fosse. Sì. Eccoli qua. Beh, questo ancora. Eccoli qua, guardali che ci sono. Mm-mm. Cioè, lui mi sfugge il nome. Argentero. Ok, Luca. Esatto, che ne ha fatti altri. Sì. Forse Saturno contro. E sempre di Özpetek. Eccolo qua, la locandina del Disney Plus. Ah, vedi? Bello, no, lo voglio vedere. Lei c'è ancora. Sì. I miei capelli dello stesso colore. Carino. Sì, niente. No, stavo pensando, ecco, bello, questo film mi è piaciuto tanto perché anche qua Özpetek, straordinario, un po' come Almodovar, sono spaccati di verità con un briciolo di ironia, ma anche molti drammi, insomma, perché insomma nelle Fate Ignoranti c'è il dramma del tradimento di questa moglie eterosessuale, di un marito che poi ha in realtà una doppia vita, che non è tanto il tradimento del perché va con un uomo, è proprio lo spaccato di quell'uomo
in casa, nella vita diciamo normale, e in quell'altra vita. Sono proprio due mondi e due persone separate, e questa cosa accade tante volte nella verità, ma nella realtà, ed è proprio uno spaccato perfetto della doppia vita delle persone. E questa roba qua, boh, secondo me è un problema, perché forse meno ci si sente liberi e più si creano queste condizioni, perché finché si continua insomma ad avere tutti questi problemi, la libertà è un'altra storia. Per cui, boh, devo dire lì tanto di cappello alla reazione nell'attrice, ovviamente, Margherita Bui, nella interprete della moglie, perché dal vero no, non accade questo, succedono cose terribili, ricatti mostruosi, se poi ci sono di mezzo dei figli, basta, è finita, è la fine. Proprio sì, sì, ho visto tragedie in essere disumane. Poi capire, lì certo l'errore è del marito della Bui, Michele, insomma, perché doveva fare una scelta diversa o condividerla, e allora poi magari trovi invece una compagna o un compagno, che posso, non lo so, insomma, nella vita, trovo che però l'onestà nei rapporti di coppia stia alla base. Se non va è perché non doveva andare, no? Invece tutti questi segretini, io non li sopporto. Ci sono coppie che invece reggono anche con, boh, finti, pseudo tradimenti, robe, è tutta un'altra storia. Vabbè, comunque, non voglio entrare in questo discorso, bellissimo quel film, voglio vedere la serie. 4 minuti, è già finita la puntata, dobbiamo correre perché voglio aprire l'8 flash con Tris Dambi e Il Terno di Agosto. Il primo, quindi lo storico Bari-Venezia, che c'è sempre alla prima di ogni mese. Redazione, venite con me. Ci siamo, 89, 22, 77, tasto 3, e allora Tris Dambi, Vertibile, Salvagente e Geniale sono i tre punti fermi appunto nel gioco Dambo, e Il Terno di Agosto, storico Bari-Venezia, che ricordo essere quelle due ruote gemelle consecutive che ogni inizio mese sono un ottimo spunto di partenza. Tutto qua, vi aspetto sempre con Lio al tasto 3.
Pochi secondi. Pochi secondi, grazie. Casalotto ovviamente proseguirà negli appuntamenti delle 14 e delle ore 20. Grazie a chi avrà seguito questa mini pillola. Buon proseguimento, tra poco vi aspetto. Molto bene, quindi alle 14 rivediamo ovviamente questi due contenitori e si aggiunge tra i più importanti, i più attesi, quello al costo di un caffè. Oggi, lo ripeto, è l'ultimo giorno di luglio, ma io e Leo siamo già pronti perché domani si parte con la prima estrazione del nuovo mese. Pronti anche voi a voltare pagina? Ricollegatevi qui alle ore 14. A dopo. Grazie, ci vediamo tra poco.